Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, andiamoci a montare questi quattro numeri del guanto dell'infinito e andiamo a verificare insieme se, come abbiamo visto nel video di ieri, sarà un montaggio grosso modo facile, anche perché in un numero abbiamo visto che non dobbiamo fare nulla. Quindi non ci perdiamo troppo in chiacchiere e iniziamo immediatamente dal numero 22. Allora, iniziamo a fare un po' di spazio e apriamo il numero 22. Facciamo attenzione a prendere questo pezzo bello grande e lo andiamo ad ispezionare ovviamente prima di montarlo. Qui ci sono le viti e, come pensavo, è ovviamente una parte di metallo. Mi sembra assolutamente perfetta, quindi andiamo a prendere il nostro super blocco. Togliamo qui la gemma centrale, altrimenti si rischia chiaramente di danneggiarla, e poi andiamo a vedere come bisogna mettere questo pezzo. Allora, chiaramente guardandolo dall'alto bisogna posizionarlo in questo modo e andiamo a vedere dietro di far combaciare i fori. Vediamo un attimo, ecco, chiaramente un minimo di gioco ci può essere, per cui non vi spaventate se sentite che è un po' duro, è normale. Io però adesso lo voglio rimuovere perché chiaramente dobbiamo mettere l'olio. Ormai lo sapete tutti che sono un maniaco dell'olio, perché siccome qui andiamo ad avvitare nel metallo è fondamentale metterlo nei punti giusti. Allora andiamo a verificare quali sono le viti, che dovrebbero essere 1, 2, 3, 4 e 5, e ci andiamo a mettere una bella goccia d'olio in ognuna, in ogni foro. Vedrete che facendo così non ci sarà nessun tipo di problema durante il montaggio. Io non mi stancherò mai di ripetere questa cosa, perché siccome a me si sono rotte delle viti nel corso dei vari montaggi che ho fatto negli anni, vorrei evitare la stessa sofferenza anche a voi, perché vi assicuro che aspettare un mese che vi arrivano i pezzi è dura. Quindi adesso noi andiamo ad aprire qui, mettiamo le viti sul tavolo e siccome abbiamo usato l'olio tutto andrà liscio e non ci saranno problemi. Allora, mi raccomando, utilizzate un cacciavite valido per fare questa cosa. E non è detto che il cacciavite valido sia quello che ci hanno fornito in dotazione. Ad esempio, io tendo a non usarlo, sto usando quello di Iron Man in questo momento, perché ha un'impugnatura più lunga e quindi dal mio punto di vista è più comoda. Non credo che vi serva, diciamo, di vedere il video per mettere 5 viti, però fondamentalmente lo sto facendo insieme a voi, quindi le andiamo a mettere tutte quante. È importante che si mettano sempre prima le estremità, ecco qui mi è finita una vite qua dentro, vediamo se la recupero, ok. Sempre prima gli esterni, in modo tale che poi non ci siano problemi nelle parti centrali, perché diciamo andando a mettere le viti esterne il pezzo si assesta e quindi naturalmente poi coincidono molto meglio anche i fori nel centro, quindi questi altri dovrebbero combaciare meglio. Già possiamo vederlo dall'esterno e guardate che figata, è veramente molto bello. Andiamo rapidamente a mettere le altre tre viti e poi diciamo possiamo passare al resto. Adesso gli do così un'invitata giusto sommaria e poi me le sistemo sicuramente meglio in un secondo momento, tanto come abbiamo già detto si tratta semplicemente di mettere queste viti nella loro posizione definitiva. Ok, e l'ultima vite, vediamo se la trovo. 1, 2, 3, 4 e 5 qui dentro, quindi questa è ovviamente la più scomoda da mettere. Eccola qua, quindi in realtà io ho sbagliato, avrei dovuto mettere questa come estremità, ma vabbè, diciamo che per fortuna il pezzo è molto ben fatto, quindi diciamo non serviva chissà quale pressione. Come potete vedere abbiamo terminato questa fase.
Apriamo il numero 23, anche se non dobbiamo farci nulla con questi pezzi per il momento, però dobbiamo verificare che non ci siano problemi. Quindi diciamo, voglio così semplicemente verificare che questo pezzo entri correttamente qua. Mi sembra che vada così, probabilmente. Adesso non vorrei sbagliare, ma... Ah no, ecco perché va al contrario, va così. Ok, e poi questo va messo in qualche modo di sopra. E quindi diciamo che la struttura completa ci permetterà, ecco, in questo modo si mette e va messo più o meno qua. Ovviamente dobbiamo metterlo da parte, non lo usiamo adesso, però come potete vedere, diciamo, qua poi ci corrispondono, ecco, i fori in questo modo, e quindi in seguito poi qui sicuramente ci saranno avvitate le dita e lo andremo a mettere quando ci verrà richiesto. Procediamo col numero 24 e andiamo a prendere i primi pezzi dell'indice. Allora, io intanto butto tutti i pezzi in giro, come sentite. Abbiamo qui sempre le stesse viti che svuotiamo sul tavolo, ma vi ripeto e vi ricordo di munirvi di uno di questi cosi, di questi organizer, perché è fondamentale tenere le viti conservate da parte. Allora, andiamo a prendere questo pezzo, che è il pezzo che si chiama A14, e ci andiamo a mettere davanti questo pezzo qua, che come vedete si incastra. Si va a mettere in questo modo. Quindi, allora, siamo nel metallo, quindi cosa dovete fare? Dovete mettere l'olio. Allora, andiamo a mettere un goccino, sempre appena appena, solo un goccino. Posizioniamo una vite qua nel suo foro e con il nostro fantastico cacciavite l'andiamo ad unire. Diciamo che se nonostante l'olio sentite che la vite va un po' dura, fate un po' questo lavoro, no? Avvitate, svitate, avvitate, svitate finché non entra correttamente, e quindi a quel punto, diciamo, potete ritenervi soddisfatti. Questo è il pezzo, la punta dell'indice, e questo pezzo qui avanza e lo teniamo per il prossimo numero. Ok, apriamo il numero 25, l'ultimo di questa volta. Come vedete stiamo procedendo abbastanza in fretta, perché diciamo, come da analisi effettuata nel video di ieri, sembrava tutto piuttosto facile. Allora, andiamo a vedere esattamente cosa fare. Andiamo a prendere questo pezzo che c'era avanzato nel numero precedente e lo andiamo a unire, diciamo, con l'altra parte in plastica di questa volta, che sarebbe questo. Allora, andiamo a vedere, ecco, lo dobbiamo unire così, solo che chiaramente nel mentre dobbiamo andare a metterci anche questo pezzo così. Allora, vi faccio vedere, qua c'è questa parte in metallo che ha questa forma e chiaramente c'è la rispettiva parte femmina qua, quindi l'andiamo a mettere in questo modo e poi possiamo chiudere il pezzo così. Dall'altro lato c'è sempre maschio e femmina, però con questa forma diversa. Allora, mantenendo con una mano così, andiamo ad aprire queste viti, quelle un po' più cicciotte, quelle grigie, quelle argentate, diciamo, e ne prendiamo una che va messa qui, in questo foro laterale. Allora, così dovremmo unire le due parti, e in teoria già dovrebbe bastare questo per tenere il tutto unito. Poi sicuramente dobbiamo fare attenzione nelle parti di sotto, no? Questa va messa sicuramente più forte, serve un cacciavite più grande perché è più grossa la vite, quindi devo cambiarlo. Anzi, certe volte conviene prendere un cacciavite a spacco, diciamo, perché siccome questa vite è molto larga, quindi permette di far entrare un cacciavite di questo tipo, sicuramente si fa molto prima di utilizzare il cacciavite quell'altro. Detto ciò, andiamo a prendere la parte metallica di questa volta, che è la copertura del dito, e ci dobbiamo mettere dentro questo pezzo che ormai abbiamo imparato a conoscere, diciamo è il pezzo che serve per far incastrare le parti. Stiamo avvitando sul metallo, quindi ci metto la solita goccia di olio, onde evitare danni,
prendiamo questo pezzo e lo posizioniamo qui e poi vado a prendermi una delle viti nere. Sono stupito da quante viti extra ci stanno dando. Allora, le cose potrebbero essere due: o tra un po' ci chiederanno di usare viti che sono avanzate, oppure pensano proprio che ce le vogliamo perdere, perché a differenza di altre opere, in questa ci sono veramente tante viti che avanzano. Diciamo che è un bene, perché sicuramente avere delle viti extra non può che far bene, però mi domando il motivo. Dopodiché possiamo semplicemente unire, adesso ecco, bisogna capire il verso, ecco, con il solito clac andiamo ad unire la punta del nostro indice e non c'è altro da fare. Quindi diciamo che abbiamo terminato un montaggio sicuramente molto veloce, ma allo stesso tempo molto efficace. Oh, dunque, il nostro indice sta venendo veramente benissimo. Devo dire che fare l'analisi dei fascicoli è sicuramente un'ottima cosa, perché ci permette poi di andare molto più spediti nel lavoro, e come potete vedere con i vostri occhi è un lavoro assolutamente bellissimo. Diciamo che numero dopo numero sta venendo sempre più bello. Ormai siamo a un quarto del nostro guanto dell'infinito, e devo dire che nonostante sia ovvio che è allungato, no? Perché chiaramente le dita potevano darle in meno numeri e chiudere magari con un'ottantina di numeri, ma la prassi è che dobbiamo sempre stare intorno ai 100 numeri, quindi ci va bene così, andiamo avanti a costruire il nostro bellissimo guanto di Thanos, che poi bisognerà posizionare da qualche parte perché merita veramente tanto. Detto ciò, non credo, ma se avete avuto problemi in questa fase di montaggio fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Vi ricordo sempre che potete scrivermi via mail e io quando posso vi aiuto. Fortunatamente state diventando sempre di più, quindi magari non riesco a rispondere a tutti in tempo reale, ma insomma faccio il possibile. Detto ciò, vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così da non perdere nessuno dei miei prossimi video. Ora vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!